Buonasera caro Steve. Ciao Michele, tutto bene? Tutto bene, siamo qui in quel del rock and roll di Milano, caro Freddy. Caro Michi. C'è un Armageddon in corso, quindi a questo punto. Beh, come al solito. Come al solito, però questo è un Armageddon bello apocalittico. Forse dai tempi di Seven Seal non si sentiva un'atmosfera così apocalittica, nel senso che in Resurrection c'era anche un piccolo spazio di ironia, bad luck, eccetera, eccetera. Quando scrivi dei pezzi, Steve, quanto ti influenza anche la situazione proprio mondiale, sociopolitica, etica? Pur noi non facendo mai politica di nessun tipo, siamo evidentemente influenzati da quello che succede intorno a noi nel mondo, no? E quindi ogni disco che facciamo è figlio della sua particolare epoca, del periodo in cui viene registrato e composto. Con l'Armageddon si sente appunto di questo clima così incerto, così diciamo pauroso che c'è, che si avverte in questo momento, sia politicamente che economicamente. Stiamo vivendo dei periodi non belli, diciamo, da sotto vari punti di vista. E l'Armageddon, a cui si riferisce come riferimento appunto il titolo del disco come concept, è un richiamo alla, appunto, a questo tipo di paura di una terza guerra mondiale, di una crisi economica, mai come ora ci sono state queste esplosioni di razzismo, di situazioni diciamo non belle, eccetera, in varie parti della nostra vita, sia in Italia che all'estero. E noi cerchiamo di trasmettere tutto questo con la forza della musica rock, che potrebbe essere una deterrente di tutta questa negatività. Perché se il pop rock veramente si unisse, i giovani su cui noi facciamo affidamento usassero appunto di più le loro energie, il loro buon senso, anche tramite appunto l'ausilio della musica rock, che è sempre stato un collante per le varie generazioni. Allora, io parlo con cognizione di causa perché conosco l'FP Recording Studio e dico, parlavo anche prima con Vittorio Lombardoni questa cosa. Dopo tanti anni di pellegrinaggi anche esteri per la produzione di Death SS, si torna un po' a casa. Com'è lavorare a casa con un professionista come Freddy? Abbiamo cominciato già a fare questa cosa con Resurrection, perché appunto, come dici tu nel mio disco precedente, li abbiamo sempre registrati con produttori anche famosi, anche esteri. E questa volta abbiamo voluto fare le cose con calma da soli, anche perché negli anni abbiamo acquisito sia tecnicamente che anche a livello di conoscenze tecniche tutto ciò che ci poteva servire per fare un ottimo prodotto. Non avevamo praticamente più bisogno di correre ad altri, perché avevamo idee ben chiare su quello che volevamo ottenere e anche su come ottenerlo. E per questo appunto abbiamo fatto gli ultimi due dischi in totale autoproduzione per quel che riguarda appunto la registrazione. E che tipo di impronta ha voluto dare Freddy rispetto a Resurrection, a Rock and Roll, Armageddon? Allora, c'è anche la tecnologia che avanza. Allora, intanto mi trovo sempre tra l'incudine e il martello, nel senso che faccio parte della band, allo stesso tempo devo produrne il mix, il rec, il mix e il mastering, e mi trovo quindi anche in collaborazione, in questo caso con Self. E devo far felici i fans e devo far felici ovviamente coloro che poi recensiscono, i giornalisti, il prodotto, quindi è ogni volta un peso piuttosto considerevole. Per quanto riguarda Resurrection e Armageddon, appartengono già paradossalmente, benché molto vicini, perché sono solo 5 anni di distanza, in mezzo ci sono stati anche vari singoli, che tra l'altro EP, che hanno avuto molto successo, come fu il caso di The Darkest Night, Dionysus, Eaters e via dicendo. E in 5 anni anche il mio studio ha comunque avuto un'evoluzione a livello tecnologico, e il disco nuovo suona diverso, suona ancora più, secondo me, attuale, e si sente il tempo
che avanza, e sicuramente l'esperienza, ma anche appunto le macchine a disposizione. Quindi è stato un lavoro molto grosso, come lo fu Resurrection. Sono rimasto soddisfatto di entrambi, come di tutti gli altri EP, come di tutti gli altri lavori che in questi anni ho fatto con Steve. Ma appunto il tempo è andato avanti e non avrei mai voluto, perché mi piace che ogni disco comunque abbia la propria personalità, non avrei mai voluto fare un disco che suona uguale a quello prima. Quindi si deve comunque anche proprio a livello di produzione sentire che c'è stato un passo, un'evoluzione. Invece percorso inverso dal punto di vista grafico, cioè dall'Italia andiamo all'estero, dal maestro Manuele Taglietti, che salutiamo, grandissimo artista, ad Alex Orley. Quindi Alex è ovviamente un americano e... Ah, ok, quindi c'è una parte, sì, comunque. Sì, lui è nato a Milano ed è un artista conosciuto in tutto il mondo, che lavora con DC Comics, Marvel, ha collaborato anche per copertina con Rob Zombie, Gene Simmons e tanti altri grandi. E conosceva già la band, lui ha questo stile che noi cercavamo, quello appunto del comics americano di un certo tipo, e pensa di aver realizzato pienamente molto bene quello che gli input che gli abbiamo fornito per fine di lavoro alla maghetta. Per quanto riguarda invece i due tributi in uscita per Black Widow Records e Deadly Scene Records, cosa ci racconti, Steve? Ma quelle sono delle cose nate spontaneamente. È nato con l'idea appunto della Black Widow di festeggiare un po' il quarantennale l'anno scorso, poi dopo la cosa è progredita, si è fatta sempre più grande, o siamo arrivati a più di 30 band che fanno parte, e un po' stata un po' traslata nel tempo. E si tratta di un tributo a Deadly Scene, dove appunto le band, più che altro appartenenti al genere rock e metal, dove il 90%, propongono una loro versione dei nostri vecchi, una cosa che ho già sentito a livello di preproduzione per la maggior parte di essi, è tutto un lavoro veramente ottimo, di alta qualità. E l'altro invece è una cosa negli ultimi tempi, è un altro tributo che mi serve a partire a un mondo che forse c'è più lontano di quello delle EDM e delle neofolk, o in genere appunto che sono parecchio diversi da quelli in cui siamo abituati a muoverci, appunto quello del metal, e però sono delle versioni, delle letture molto originali, una lettura che mi hanno divertito moltissimo, perché sono appunto qualche cosa di veramente inedita per quello che viene. Tu quando componi e quando registri, però non esageri mai, pur essendo un tastierista, con le tastiere, hai un approccio comunque molto, molto globale. Come ti approcci a un sound come quello di Death SS come tastierista? Ma intanto quando buttiamo giù le canzoni, anche con Steve, solitamente diamo già una sorta di struttura e di idea che deve essere globale. Non lasciamo mai un riff o una strofa o un ritornello che arriva fino a un certo punto, ma cerchiamo già, nel momento in cui ci vediamo, di portare in fondo già la struttura della canzone il primo giorno. Cioè, e di solito riusciamo a farlo anche con una, delle volte anche due canzoni, ben felici a fine sessione di aver strutturato. A quel punto, come tastierista, comincio a lavorare ovviamente di arrangiamenti, quando ancora il pezzo solitamente appunto è ancora a livello embrionale. E poi facciamo registrare per esempio chitarra e batteria, e a quel punto, dove ancora sento che manca, mi piace fare il rifinitore e mai fare la persona troppo invasiva. Okay. Mi piace creare l'atmosfera con le tastiere, mai essere troppo... Anche se vi dico che Rock and Roll Armageddon è un disco molto poco elettronico, è molto, rispetto al passato, l'elettronica è quasi del tutto assente, è molto rock and roll. Molto rock and roll, anche proprio molto suonato, cioè pochi sequenze, è molto suonato alla vecchia, benché prodotto in questi... Sì, esatto, magari mi riferivo più al discorso proprio di certi suoni, anche di tastiera. È lì fino all'ultimo momento, momento, perché poi non ti rendi mai conto di come viene fino in fondo una canzone. Può darsi che durante il mix ci sia troppa roba in un punto e magari ripulisci un attimo, fai un po' di
di ripulitura a livello proprio di arrangiamento, perché ti ritrovi a avere troppe tracce, e però magari in un'altra zona di quella canzone ti rendi conto che manca ancora qualcosa. Quindi fino all'ultimo momento c'è sempre questo desiderio di intervenire, fino a quando senti che il pezzo ha raggiunto veramente la perfezione. E tu come vedi, Steve, il discorso tastieristico, che ormai è presente in The Test da una vita, da tantissimi anni, cosa può portare al sound? Che tipo di atmosfere ti piacciono fatte con le tastiere, diciamo, all'interno del Test? Esattamente come ha detto anche adesso Freddy, mi piace una tastiera che non sia troppo invasiva, perché fondamentalmente noi siamo sempre stati un gruppo rock, quindi esatto, il rock per la sua assenza è guitar oriented, no? La tastiera quindi, a differenza magari di alcuni gruppi prog dove la tastiera... Il Rick Wakeman di turno. Ha una funzione solistica molto più importante. Da noi non è che non sia importante, anzi è importantissima, perché rifinisce, arricchisce il sound, lo completa. Quindi diciamo che nel sound dei Depressions la tastiera è diventata negli anni una cosa importantissima, appunto perché serve a dare quel tocco particolare, quel sound che arricchisce e esalta addirittura anche le chitarre e tutti gli altri strumenti, no? Perché gli dà quella cosa in più, cosa che quando magari non c'era, soltanto due chitarre, non riuscivi ad aggiungere il 100%, avevi bisogno di sovraincisioni o cose del genere. Quella della tastiera, usata intelligentemente e con gusto, serve proprio per dare proprio la pienezza. Al di là di, vabbè, sterili polemiche che non voglio neanche stare a affrontare, perché è anche noioso parlare sempre delle stesse cose, però l'aspetto etico di un certo tipo di animalismo viene affrontato anche in questo disco, per la prima volta in maniera esplicita. Per la prima volta in maniera esplicita, okay. Abbiamo dedicato una canzone nella fattispecie Slaughter House nel disco, perché noi, parlando sempre di 160 gradi dell'orrore, non potevamo non esprimerci anche nell'orrore rappresentato nella quotidianità, nelle situazioni che si rappresentano negli allevamenti intensivi o nei macelli. Non potevamo non fare anche una canzone per la prima volta dedicata appunto a questo orrore che ci è vicino, perché noi siamo tutti apertamente e dichiaratamente animalisti, noi siamo entrambi poi vegani, per esempio. E quello che succede ai danni degli animali innocenti all'interno di questi allevamenti intensivi, cose che si possono vedere anche su canali video dappertutto, gratuitamente, è una cosa che ci colpisce particolarmente, perché rappresenta una forma di orrore quotidiano. Purtroppo reale, e non fantasy. Esatto. Non so quanto si può chiedere, perché il futuro per i DTSS è sempre stato qualcosa di misterioso che si è svelato piano piano. C'è qualcosa già che avete in mente di fare? Ma noi siamo sempre quelli delle mille idee, diciamo. L'importante è avere per noi il tempo e le situazioni giuste per poterle concretizzare. Quando poi magicamente, diciamo, riusciamo a combinare queste cose, tipo il tempo e l'ispirazione giusta, no, non ti preoccupare, discuteremo fuori con qualche progetto. Freddy, ultime parole dal nostro fantasma dell'opera. Dal vostro fantasma, dopo tutto questo grande lavoro di produzione, ora stremato. Arrivo stremato, un fantasma stremato, come sempre alla fine di ogni disco è veramente un momento anche importante di liberazione da tutta la fase lavorativa e un attimino anche vedere in maniera più critica e distaccata il lavoro e quello che poi ne viene fuori dai risultati. Un fantasma che presto su Heavy Demons Radio Show e su True Metal ritroveremo in altre vesti. Anche in altre vesti. Siamo in fase di uscita di nuove cose. Di nuove cose. E un saluto, messaggio finale a parte di Steve invece per gli ascoltatori. Allora, un carissimo abbraccio a tutti, spero che Rock and Roll Armageddon vi piaccia, e noi abbiamo dato il massimo e spero che ve ne accorgerete. Stay in contact.